Bentornati, Green TG speciale questa settimana con un'edizione del CONAI Informa interamente dedicata all'Oscar dell'imballaggio che ogni anno viene consegnato da CONAI, Istituto Nazionale Imballaggi, e che ogni 3 anni si colora di verde, premiando il packaging innovativo ed eco-friendly. La cerimonia di premiazione a Milano. Non è una statuetta come quello del cinema, ma una noce d'argento, uno degli involucri più funzionali, resistenti ed evocativi creati da madre natura. Eccolo l'Oscar dell'imballaggio ad indicarci come deve essere il packaging del giorno d'oggi, comodo per chi lo usa, bello da vedere e soprattutto attento all'ambiente. Nell'edizione 2010 del premio, promosso dall'Istituto Italiano Imballaggio e da CONAI, il verde l'ha fatta da padrone premiando gli imballaggi che si sono distinti per ecocompatibilità. 9 i vincitori nelle varie categorie che hanno dimostrato come il settore del packaging sia in continua evoluzione. Ragazzi, io non aggiungo altro perché è una pre-forma, siamo sicuri perché io... A Milano si è tenuta la cerimonia di premiazione con la partecipazione dei vertici del CONAI e dell'Istituto Italiano Imballaggio, delle aziende vincitrici e della cabarettista Teresa Mannino della scuderia di Zelig, che ha consegnato gli Oscar facendo riflettere con un sorriso sulle tematiche dell'imballaggio sostenibile. Massimo, Emulsio, Duo, Giochino, nomi piacevoli per imballaggi che aiutano l'ambiente e semplificano la vita del consumatore. Ecco i 9 vincitori dell'Oscar. Massimo è quello che permette la maggiore semplificazione. L'azienda LIC che lo ha creato garantisce che se lo utilizzi al posto di un pallet il magazzino ti diventa più spazioso. Emulsio della Sutter lo conoscevamo già dalla pubblicità, ma adesso è diventato il salvambiente e con la sua ricarica biodegradabile permette di risparmiare un sacco di plastica e di CO2 per il trasporto. Poi ci sono Giochino della Lameplast e Duo della Italpack, rispettivamente un dispositivo tecnologico per erogare farmaci per occhio senza conservanti grazie all'eliminazione del risucchio d'aria, e un interessante congegno che può farci bere un succo di frutta o all'occorrenza farci mangiare un ghiacciolo, uso raddoppiato ma imballaggio dimezzato. Eccoli gli Oscar 2010, nomi accattivanti per tecnologie millimetriche in grado di compiere piccoli miracoli di ecofunzionalità. Bello mostrarli per capire quanta attenzione si abbia per l'ambiente anche dove meno te lo aspetti. E allora andiamo a conoscere Sleeve Pack, ingegnosa etichetta utilizzabile anche come involucro per 4 bottiglie. Crew Cup, il bicchiere con tappo a vite in cellulosa estensibile, il nuovo packaging dei Ringo, divenuto monomateriale e perciò più semplice da riciclare. Stessa filosofia applicata anche alle nuove confezioni per apparecchiature dell'abiticino. Riciclato invece per il 25% il PET utilizzato nei contenitori per detergenza della Henkel, anch'essi tra i 9 premiati. E ancora una volta dunque CONAI, Istituto Nazionale Imballaggi, insieme, in questo appuntamento che valorizza la vocazione ecocompatibile di molte aziende italiane. Ascoltiamo i presidenti Piero Perron e Angelo Gerosa. Il CONAI ovviamente si occupa, come si sa, del recupero, del riciclo degli imballaggi, però evidentemente vuole intervenire fin da quando l'imballaggio viene concepito, quindi ha il massimo interesse che l'imballaggio venga concepito in modo da facilitare il riciclo. Come membro dell'Istituto Imballaggio da più di 10 anni ho potuto partecipare a diverse edizioni e devo dire sono orgoglioso di poter presenziare per la prima volta da presidente all'Oscar, perché è un grande momento di comunicazione e di valorizzazione dell'imballaggio, di presentazione dell'imballaggio come risorsa e non come problema, come qualche volta viene vissuto. Un Oscar dell'imballaggio che significa per CONAI proseguire sulla strada della prevenzione attivata con Pensare Futuro, che continuerà anche con altre iniziative. Vediamo. I vincitori dell'Oscar, oltre a vincere l'Oscar, faranno parte anche del dossier prevenzione. Che significa? La prevenzione non è un concetto estemporaneo, ma un obiettivo che si persegue nel tempo. CONAI lo fa con una serie di azioni che confluiscono in 2 macro iniziative: l'Oscar per l'imballaggio, dedicato ogni 3 anni all'ambiente, e il dossier prevenzione, pubblicazione realizzata per la prima volta nel 2001 con l'obiettivo di valorizzare la spinta ecocompatibile delle aziende consorziate. Sì, è un appuntamento che fa parte delle nostre iniziative di sensibilizzazione delle aziende verso l'ecosostenibilità degli imballaggi. Siamo arrivati alla 4ª edizione dell'Oscar sull'imballaggio ecosostenibile e alla 4ª edizione del rapporto che noi pubblichiamo
con l'intenzione di valorizzare quello che le imprese fanno dal punto di vista della prevenzione e dell'ecosostenibilità degli imballaggi. Dalla prima pubblicazione ad oggi più di 500 i casi illustrati e oltre 200 le aziende rappresentate, a dimostrazione che il tessuto produttivo italiano è ben consapevole dell'importanza della prevenzione fin dalla progettazione dell'imballaggio. Lo vedremo anche il prossimo novembre ad Ecomondo, quando CONAI presenterà la quarta edizione del volume. E nel nostro portale ci sarà un link dedicato proprio all'Oscar 2010, dove potrete vedere tutti gli imballaggi vincitori ed ascoltare le interviste alle aziende premiate. È tutto per questa edizione, arrivederci.